amici di Kitty Chic. Io sono la Lorelei e lei è la Vale. Ciao, sono la Vale. Oggi siamo qui per fare un unboxing in collaborazione con Pushin. Con Pushin in collaborazione con Cup Magazine. E tre palloncini, un azzurro, un d'oro, un oro e un oro rosa. Apriamo oggi la scatola di Pushin di primavera 2018. 18, esatto. E guardate com'è grande, più grande della Lorelai. Andiamo subito a aprire questa scatola e per scoprire le meraviglie. Basta, dai. Allora, vediamo, si presenta così. Ok, allora scegli una cosa, pesca una cosa. Ma senti com'è morbido. La cartolina con la spiegazione, guarda che bella, visto? Che cosa hai tirato fuori? Una coperta. Ah, una coperta. Apriamola, facciamo vedere prima la coperta, eh? La copertina di Pushin. Apriamola. Ok, tu tira da quella parte che io la tengo da questa, che la facciamo vedere. Guardate com'è morbida, che bella! È double face! Guarda, c'è anche da questa parte! È vero! Cioè, sia da una parte che dall'altra c'è sempre il Pushin. Dai, tira che la facciamo vedere il disegno. Una coperta morbidissima di Pushin! E gabbana sulla Lorelai! Ok. Ok, andiamo avanti, pesca un'altra cosa. Una bottiglia di Pushin. La bottiglia di Pushin. Ah, un thermos di Pushin, grandissimo, tipo chili box. Hai visto che bello con quei palloncini? E il tappo dorato, vediamo un po', è un'esclusiva. È senza BPA e si lava a mano. E ha il doppio fondo, come le chili bottle, quindi anche se ci metti il liquido caldo non si sente il calore fuori, o il liquido freddo non si sente il freddo, ma lo mantiene all'interno. Ma non è meravigliosa? Sì. Adesso... Tadà, guardate che meraviglia. Cosa ha tirato fuori poi da loro? Cos'è? Oddio. Allora, display your notes. Allora, sono delle clip di Pushin, credo legate da un... Ah, ecco, guardate, qui si vede. Si attaccano così, tipo garlanda. Aspetta che lo tiriamo fuori tutto. Tipo ghirlanda. E sono mollette di Pushin, per attaccare tipo le foto. Ma come sono dure. Come si staccano. Mamma. Ti posso farti vedere una cosa? Sono delle mollette così che si attaccano al muro e sotto ci si attaccano le fotografie. Mamma. Ma che meraviglia! Mamma. Cos'è questo? E poi abbiamo questo qua che dovrebbe essere un portanastro. Lor, quelli che ti piacciono tanto. Nastro! È per mettere il nastro adesivo. Che meraviglia! No, non c'è, lo mettiamo noi. È un porta nastro adesivo. Qui si mette il nastro adesivo. Non so se c'è, magari lo cerchiamo. E qua si taglia. Guardate, da mettere sulla scrivania. Quelle che ti piacciono tanto. E poi, come ogni volta, c'è il... Cos'è? Il vinile di Pushin. Guardate che bello. Adesso te lo tiro subito fuori, così lo fai vedere bene. Allora l'hai tutti. Che meraviglia! Aspetta. Eccolo. Oh, ma è il più bello di tutti! Fallo vedere bene, guardate! No, me l'ho perso. Che bello! Oh, guarda la codina! No, vabbè, ma questo è il più bello! Ma cosa c'è sotto? No, è bellissimo, fallo vedere bene che è veramente splendido, così. Togli la manina, così. Oh, è bellissimo, con i palloncini, questo è stupendo. Questo c'è anche qua. Volete indovinare chi c'è? La faccina di Pushin. Ci sono le zampette. Fallo vedere ancora che questo è veramente bello.
Ma è stupendo, è stupendo. In ogni scatola di Pushin c'è sempre un vinile esclusivo. Infatti abbiamo una collezione. Oh, aspetta, eccomi, me l'ho impigliata. Le ciabatte di Pushin. Ma cosa non sono? Che meraviglia! E questi sono i campanellini! Guardate che belle, le ciabattine di Pushin. Mamma, senti i campanellini. I campanellini? No, si rompe così, eh. Dai, tira fuori qualcos'altro. Tira fuori qualcos'altro, tipo questo. Cos'è? Questo è un mouse pad di Pushin. Poi stai facendo cadere tutto. Con calma. No, lascia subito. Ok, questo è il mouse pad di Pushin. Ma è bellissimo, molto morbido. No! Mi piace tanto. E aspettate che allora ho trovato qualcos'altro. Ok, aspetta. Questo è una pochette di Pushin con i Pushini dentro che e la cernerina di Pushin. Apriamo per vedere che cos'è. Pushini. È un pencil che sì, è un astuccio praticamente. E dulcis in fondo, che non è in fondo perché c'è qualcos'altro. Ci abbiamo un set da lettere di Pushin con gli adesivi. Intanto faccio vedere questo perché fare l'unboxing con i bimbi. All'interno è dorato, si apre fino qua ed è un portapenne. O un portapenne, un portacellulare, quello che volete voi. Stupendo questo! Wow! Sì! E poi faccio rivedere che c'era anche il set delle lettere con immagino 9 buste perché ci sono 9 con le cose. Vai. Voglio farvi vedere all'interno le buste perché sono visto che sono colorate. Allora, e con anche i fogli sono tutti uguali così con Pushin. Grazie. E queste sono le buste con Pushin dorato, dietro la Nipua, queste sono azzurre, poi ci sono 3 rosa col Pushin e di dietro le righe. Adesso ci scriviamo un nome. E poi ci sono queste con i triangolini sempre dorati e dietro sono rosa. Mamma che meraviglioso. Ai, dammi. No, devo finire l'unboxing perché tu ne stai andando. E per ultimo, ma non meno importante, c'è una bellissima pin di Pushin a forma di stella con un Pushin che vola coi palloncini. Non si vede tanto bene, ma è così. Ragazzi, questo era tutto dall'unboxing di Pushin. Un bacione da Vale e Lorelai. Dai, vieni a darlo su il bacio. Saluto a tutti i bimbi. Ciao, bimbi. Ciao, bimbi di Cup Magazine. Ciao. Un bacione da Vale e Lorelai. Ciao, Vale. Ciao, Lorelai. Ciao. Ciao. Ciao.